Vivere dentro le tombe, la città segreta nel cimitero di Manila. Ma poi scusa, ma Manila... Filippine. Ah no, c'è sta la bandiera, Eh quindi sì, è l'ho vista. la capitale delle Filippine, ma più che altro, no, cioè, ma Filippine. non è che l'hai visto, è che è il quarto video che fa Manila. Cioè, quindi voglio dire. È vero, sì. Si è fatte le carceri, tu hai fatto tutto a Manila. E sei andato e si è fatto tutto il Per coso dei viaggio ci Filippini. droppa quattro video. Gli è piaciuta Manila, eh. Gli è piaciuta. Era fatto l'itinerario. Comunque i russi non hanno rotto il cazzo, Chad. A meno che invece non so i russi che hanno rotto il cazzo. No, no, non è possibile. Anche perché mi erano già entrati dentro casa e mi avevano ucciso. Mi avevano svuotato completamente. Hai visto che Fanpage ha fatto uscire una notizia, ovviamente finta, di uno youtuber che avrebbe Siamo cresciuti ucciso la tutti e due. ragazza, Io ho che tutti i ovviamente non voti, era tutti i miei vero? figli. Un youtuber Semplicemente viviamo italiano? insieme ai morti. Sì, questo ha fatto un TikTok poi dove ha detto: "Regà, no, io non ho fatto niente". Ah, cioè ha fatto il nome dello youtuber. Sì, è uscita una storia in cui dice che questo l'avrebbe uccisa e mo sarebbe condannato a 15 anni di carcere. Quello ha fatto il video, stava in macchina, ha detto: "Regà, io poi la mia ragazza è ancora la mia ragazza, peraltro". Scusa, vabbè, avrà Ha già fatto un TikTok. fanpage, che ritardo mentale. Si Vabbè, li chiama denunciassi. Pepios, se vuoi. Vai sul TikTok di cui scrivi Pepios, dovrebbe starci il TikTok e ti dico io, stavo a macchina. Ecco, vedi, è il secco, quello da 1 milione e mezzo. Questo. Ovviamente. Ragazzi, sono costretto Dice a fare questo che... video perché praticamente da ieri sera sta circolando un TikTok che Puyas. mi accusa di aver fatto fuori, capite, la mia. YouTuber uccide la fidanzata Ah, spaccandole una pentola in io testa, mi non auguro mi non voleva sia cucinare. vero. Mi auguro non... Ma che cazzo? Sì, ma ragazzi, hanno hackerato Fanpage, hanno voluto fare una roba su questo cristiano. Ha praticamente ucciso la fidanzata spaccandole una pentola in testa nella loro casa. Il crudele gesto compiuto dallo. Ma chi è che ha scritto sta roba? Ma poi con le foto tipo del corpo della. Ma 10.200 condivisioni. che cosa. Madonna, questo de sta roba sarebbe andando a prendere le condivisioni su Facebook. Figurate. Sai che Mamma roba mia. avranno detto? Tu hai idea di che cazzo avranno avuto Questi il coraggio di... Mamma mia, che cosa avranno detto? La mia ragazza, Graziana, Ma cosa che regà, allora, ovviamente questa è una non è cosa che io vera. volevo dire, che è la stessa cosa che poi successe con Ale Della Giusta. Voi continuate a dire palesemente fake, ma fortunatamente è palesemente fake agli occhi di chi è, diciamo, cosciente di questo mondo. Tante persone, vi ripeto e vi continuo a dire per la cosa pure di Ale Della Giusta, non le capiscono queste cose. Quindi rimane solamente l'unica storia che hanno sentito, che questo ha ammazzato la moglie, o la ragazza, o quello che cazzo è. Poi non indagano, non vedono, solamente chi poi è più nel mondo lo fa. Il quarantenne a cui capita la cosa non andrà a rivedere. Ma del quarantenne poi non è che me ne frega neanche un cazzo, però il problema è Ma che è crei una brutto che comunque disparità. Sì, 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 sì. sì, sì. Ok, che dire? Però il TikTok è stato postato ieri sera da una pagina che praticamente non aveva follower e in meno di 24 ore ha fatto più di 300.000 visualizzazioni, Che quindi potete strano. capire che danno d'immagine soprattutto mi ha provocato perché ci sono persone che ovviamente hanno capito che non avrei mai potuto fare una roba del genere. Però ci sono tantissime persone che ci hanno creduto. Quindi pensano che io devo andare in carcere per 15 anni, da ciò che c'è scritto nell'articolo, e che ovviamente ho fatto fuori Graziana. Ora, ovviamente, io ci tenevo a far Mi sapere. fa ridere, come ne parla spensierato e poi dice, utilizza il termine ho fatto fuori perché probabilmente si dice ha Non può ucciso, non dire sì, non può TikTok, dire su TikTok. lo faceva volare. Cioè. Anche questa persona che stiamo già procedendo legalmente per Ah, ok, cercare di buono. risolvere questa situazione, e veramente da ieri sera è stato un continuo ricevere Non so se Barese insulti Pugliese sotto i miei sicuro, però. video, su Instagram, anche qui su TikTok, ma io non ho fatto nulla, anche perché, cioè, Graziana è qui. Quindi, tra l'altro, questa persona ha anche coinvolto Fanpage perché ha rubato i loghi di Fanpage facendo credere che l'articolo Hai l'avesse scritto capito? Fanpage. Ah, quindi ha fatto una photoshoppata con l'articolo di che strano che per un articolo del genere abbia proprio utilizzato Fanpage. E Chissà infatti se perché. vedi è chi se non Chissà. Fanpage, capito? Sì, Ti dice. no, però perché? Perché Fanpage non ha credibilità di nessun tipo e quindi anzi, l'ha anche utilizzato bene, ha deciso di utilizzare bene questa cosa. Ha fatto proprio un macello incredibile. E io ovviamente devo fare questo video per avvisarvi.
è tutto ok, non è successo nulla, però la gente è un po' pazza evidentemente. Poi frate comunque l'ha presa benissimo, cioè l'ha presa, io avrei rosicato, l'ha presa molto, l'ha presa molto memata come roba, cioè sono qui che vi faccio un video solamente per farvi sapere non ho ammazzato la mia tipa. Boh, vabbè, inquietante, allucinante, strano. Comunque che escano situazioni del genere, posso dire. Certo, poi ci ha provato subito dopo nel video ad uccidere la ragazza perché le faccio mangiare l'orsetto più piccante al mondo. O magari quella lì è una sosia. O magari questa è una sosia. In realtà il ragazzo in realtà l'ha ucciso veramente. Ma ragazzo, conversano può essere. Pepiglio, che cosa hai combinato davvero, Pepiglio? Mo esce tipo fuori, ma certo cazzo, ma fatemelo anche a me. Però fatemi tipo... No, già ma... No, 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 nel senso, fatemi tipo... muore lo youtuber, muore lo streamer Blur per un problema al pisello, perché avendolo troppo grande a un certo punto trovate una malattia, ci sarà una malattia che se ma uno c'ha il cazzo troppo grande capirebbero tipo, che è una il sangue viene, va tutto lì e, no, e muori tipo di infarto. Fai una roba deve essere del una genere. Cosa più reale, già, ma capirebbero subito. Ma che... no, ma proprio più è assurda da... Marzo, capirebbe, cioè... E ha ucciso con una padella inox una, ha sfondato la testa della capito, ragazza. Capito, ma il cazzo troppo grosso si sarebbe visto. Marzo, è morto per cazzo enorme lo streamer Blur. Nella notte si è spento il cuore per infarto. Immagini perché... i commenti, come si può morire così? Cioè no, no, è incredibile, è pazzesco. La trappola del re, il re. Probabilmente domani mi fanno fuori comunque, ragazzi, cioè veramente, in quel caso amen. Se mi trovate in qualche macchina, questo doveva andare così. Andiamo a vedere a Manila come scopano. Andiamo dai. A vedere a Manila cosa c'è dentro le tombe. Io devo essere onesto, non mi verrebbe da chiedermi che cosa c'è dentro le tombe, anche perché penso sia ovvio che ci siano dei morti. Non è che ci può essere tanto altro, a meno che non so come le catacombe parigine, quindi ci stanno tipo delle strade. Stranissimo. No, è una tomba, piccolina. No, porco Dio, merda, puttana la Madonna, Gesù Cristo. Che non faremo mai in Italia, ma qui è normalissimo, loro ci vivono sopra. Ah, ok, va bene, ci sta. Tutto normale, nella notte. Ah, però ci vivono sopra, non dentro. Guarda, ma ragazzi, questa... ma perdonatemi, ma Manila sta così tanto a fanculo. Perché ci sono mamma e papà insieme a me. E tu non hai visto un fantasma? Sì, era quello di un bambino. Però scusatemi. Adesso sarà che, cioè, che questa, sono in una mood più normale, quindi riesco a seguire meglio le scelte tecniche del video. Però perché tu mi proponi la canzone del ritorno degli Avengers contro Thanos dopo che il ragazzino ti dice sì, ho visto il fantasma di un bambino e è felice perché sta pulendo delle tombe, cioè, non, cioè scusa, secondo me è contestualizzato, cioè, ma sì, secondo me è surreale, sarebbe molto strano, Nadi, cioè. Ragazzi, questa roba è surreale, scusa, voglio dire le tombe perché ci sono mamma e papà insieme a me. E tu non hai visto un fantasma? Sì, era quello di un bambino. Iron Man. Ah, io voglio capire, cioè, mamma Manila non è messa così a pecora, cioè sarà proprio dei quartieri specifici, dai, tipo la favela. Marzo, se prendi i quartieri a Roma pure, stanno, ci sono quartieri, no, che vabbè, sono indecenti. No, ammazza Marzo, cioè, devo prenderlo tutto in gola. Sta scherzando. Un te in culo. Ok, qui abbiamo delle tombe. Quando pensiamo una bella cimitero, Madonna. Ci immaginiamo un luogo. Ma Giamma, ma tu te lo sei mai visto quello dei voodoo? Desolazione o di silenzio? Dei voodoo in che senso? Io mi sono recuperato i video vecchi. Ha fatto un video che lui si è fatto la cerimonia voodoo. Ma che cazzo dici? Ma è fuori di testa quel video, frate. Gli uccidono una colomba davanti e lo riempiono di sangue. Ma che cazzo della stai colomba. A dire? Cioè tu non Bimbo ti sei mai visto Ago il video di progetto happiness del voodoo? Te lo sei visto te questo del voodoo, Marzo? Sì, dai. Io li ho visti tutti, io lo seguivo da un sacco di tempo. Ma tu, Marzo, tu questo del voodoo l'hai visto? Io sono, sì, ma io sono uno di quelli che ha visto al tempo reale in cui li ha fatti uscire, quelli della Corea del Nord. Quindi ve sto parlando anni fa. Cioè, io lo seguivo, mi piaceva. È clamoroso. Se ti trovi davanti Rabiot Megamind, te ci metti. Io glielo giuccio. Glielo succhi? Glielo giuccio. Vabbè, un bel ragazzo, Capito, attento, sì. Se te trova te lo succhi al maestro. Anche perché la verità, Giuseppe, io te voglio bene. Perché io te voglio bene dal giorno uno, Giuseppe. Sapevo pure dove cazzo vivevi tu, Giuseppe. La verità, Giuseppe, che tu chiedi agli altri, tu chiedi all'altri come stanno, ma nessuno te lo chiede a te. Giuseppe, che cos'è per te la felicità, Giuseppe? Marzo, tu dici, fai video. Marzo, non mi devi sbattere le mani, che poi mi fai venire voglia. Non posso, Dio can.
Devi andare a che fai un vlog, dai, chiediamo a Giuseppe cos'è per lui la felicità. Davvero, Giuseppe, che cos'è per te anche la felicità? Davvero. Fare il mio lavoro e farlo bene. Vabbè, però sì, aspetta, ecco, ti rispondo, aspetta, ti faccio rispondere a Giuseppe, Marzò. E ho una missione, girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una la sua felicità, probabilmente. E questa è la sua felicità. Cos'è per te la felicità? Perché sento due volte Manuzzo? Nel... Che vuol dire? Ti ho sentito due volte. Che cazzo vuol dire? Ma ti ho sentito a doppio, che vuol dire? Doppio. Tum, 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 livello 32, Graveler. Killers, grazie per i 4. Bentornato. Benvenuti nel progetto Happiness. Take, bentornato. Darvis, grazie per i sub. Quando pensiamo è cimitero, vero, ci immaginiamo un luogo di tranquillità, di desolazione o di silenzio e di rispetto per i defunti. Qui nel cimitero di Manila, che ci credete o no, vivono 4.000 persone. Ed è incredibile perché la loro vita si intreccia tra la... Scusate, raga, ma perché c'è boccia roccia dietro? Zio Porco, ma... ma ragazzi, ma che... allora, quello... ma poi stai in un cimitero, quindi quello starà a trasportare tipo teschi umani, probabilmente. Ma no, devono mangiare, ho detto che vivono in 4.000, sarà a portare tipo la plastica buttata, tipo queste cose così. Ma è vero, può essere. E la morte. Oggi li incontreremo per scoprire cosa vuol dire vivere... tra i morti, se ci pensate, questa è una cosa che Fortnite ci ha sempre insegnato. Questo non è nient'altro che l'ultima safe nell'high ground. Tu stai sopra e sotto te sono morti tutti. Full box. No, io ho rinunciato. Ma ho proprio rinunciato ormai. Ma è oggettivo. Vabbè, di Fortnite, in classificata, capire, zero costruzioni. Sì, è così, sì. È quello. Ormai... No, ma poi guarda, Marzo, cioè, a prescindere, non è che ti posso dire nulla, perché mentre poi provavo a dire che questo, quello che hai detto è assurdo, ma cioè, è partito let's go, ski, let's go, è letteralmente così che si fa come alert. È così che si fa. Non vuoi o non vuoi, è ridicola la situazione. Tombe, benvenuti nel cimitero di Manila. La prima domanda da porsi è: perché migliaia di persone hanno deciso di costruire la propria casa in un cimitero? Beh, la risposta è più semplice di quanto possa sembrare. È gratis, è sicuro. E se piove, non ti bagni. Dovete ricordarvi che Manila è una delle città più densamente popolate al mondo. E chi non può permettersi una vera casa, spesso finisce a vivere in baracche fatiscenti di lamiera nelle baraccopoli. Mettersi una vera casa è allucinante. No, vai indietro da quando ci sono i grattacieli. Manila è una... porco Dio, ma cioè... ma guarda! Guarda, appena proprio sotto l'immagine e poi davanti... Sì, beh, fa ride come roba. Delle città più densamente popolate al mondo. E chi non può permettersi una vera casa, spesso finisce a vivere in baracche fatiscenti di lamiera nelle baraccopoli, dove regna il caos e la criminalità. Al contrario, un cimitero è sinonimo di pace. E vivere dentro a un mausoleo vuol dire avere un tetto di cemento sulla testa. Un lusso. Ma quindi immagina tipo che tu c'hai una casa e ti senti bussata sotto. Le catacombe, so, quella piata una scorciatoia da Parigi, è arrivato qua. Hai capito? So che sempre meno persone per si possono permettere a Manila. E proprio qui dentro, in un luogo in cui la vita di solito finisce, queste persone hanno trovato un modo straordinario per farla risbocciare, con ingegno, resilienza e un profondo senso di comunità. Ma vaffanculo, Ricky! Questa è sicuramente la zona più interessante del cimitero. Ehi, sono persone... dappertutto, ma soprattutto questa zona morto, è quella dei mausolei, e quindi le persone vivono proprio qua dentro. Ehi, forza Milan, maglia. Forza mi Milan. Qua c'è un mercatino, ovviamente, e il mercatino è costruito sopra dentro una tomba. Ehi, ciao. Come va? Tutto bene. Tutto bene, ok? Sì, non c'è male. Dov'è la tua casa? Bene, manco male. Qui. Bene. Questa. Posso dare un'occhiata? Certo. Wow, grazie. Ma tu pensa tipo che vai da uno che in cristiano tipo in Italia gli fai: io posso dare un'occhiata a casa tua? Cioè, che ed è sputa, non faccio. Pum pum pum, te cambizzano. Questa è la mia casa. Oh, ammazza. Vediamo. Wow. Ammazza, non si vede in cazzo. Ma quindi vivi dentro a una tomba? Sì. Ragazzi, ma quella è proprio un'entrata di ragazzi, tomba. Ragazzi, ma c'è una Madonna. Molto... che cos'è quella roba dietro? Bene. Bene, non hai paura? È terribile. No. Mamma mia. Perché no? Perché no? Che cazzo te ridi? Ti ho fatto una domanda, mi hai risposto con un anche cazzo quella è parte nulla della mia casa. Ho tutto a posto, oh, okay. Non ti ho detto prima. Due piani. Doppio, sì.
Nice. Bello. Lassù stanno grazie, i bambini. Orchestra, va bene, Jack, non mi si sente, va bene, guarda, ti banno così ti levi dai coglioni. 12 anni, grazie. No, 11. Sì, 12. Però, regà, pur di non dormire sotto al Pontos. Ma ah, stai scherzando? Non avevo una casa. Non avevi un altro posto dove andare? No. Quanto paghi per stare qui? Non molto, diciamo. Zero. Posso fare una domanda? A chi cazzo paga, scusa, questa? Posso fare una piccola domanda? Anche due. Ma tipo io ad esempio domani muori tu, io ti voglio prendere una tomba, ti prendo una tomba e ti prendo tutto il loculo con tutta la roba là, la tomba di famiglia, così. A me poi però non voglio che dentro la tomba che io sto pagando a te che sei morto c'è viva la signora. No Marzo, perché magari questi pagano proprio a te. Magari te comunque, capito, questo sarà una mezza di cimitero tipo sgravato. Ma ha detto che non paga un cazzo. No, che paga, vabbè, paga il giusto, però magari te, proprio ti dai i soldi a te e te li vuoi quei soldi. Let's go, ski, let's go, è letteralmente tipo un affitto, affitta la tomba. Ma te c'era il siphon, non lo so. Vabbè, boh, io continuo col video, cioè. Ero. Fantastico. Zero, non pago niente, sì. E non hai paura di spiriti, fantasmi? Beh, ogni tanto ho paura. Oh, ma che è qua roba che si muove su? Ma è un cane? Un cavallo? Vedo cose inquietanti. Un cavallo. Siamo un cavallo. Qui per incontrare Joan, una ragazza giovanissima che per amore si è trasferita nel cimitero e ora vive tra un milione di tombe con suo marito e le sue due figlie nate proprio qui. Al giorno d'oggi ci sono sempre più persone che vivono qui. Non perché abbiano scelto di farlo volontariamente, ma soprattutto perché avevano delle difficoltà. Ha un veri fan del Zano, hai visto? C'ha XVI. Quando vivi in un appartamento in città, ci sono molte spese da pagare. Quindi le persone hanno iniziato a formare una comunità all'interno del cimitero. Sostanzialmente siamo qui per la povertà. In ogni caso sarebbe illegale vivere qui. Ma il governo chiude un occhio in più, e la gente smash. Continua a vivere qui. Perché questa è l'unica soluzione per avere perlomeno un posto dove dormire e un tetto sulla testa. Io vivo qui ormai da molto tempo e se volete posso farvi vedere dove abito. La mia casa è lassù, è un piccolo appartamento. Posso portarvi a vederlo, ma dovremo fare un po' d'arrampicata. Che te pare? Che c'è voti, eh? Lo fai te, signore, faccio io. È una cosa che non faremo mai in Italia, ma qui è normalissimo, loro ci vivono sopra. Sei capace di arrampicarti? Beh, non mi sono mai arrampicato su delle tombe, ma... No, te lo fai tu. Ma che dialogo è? Ma che video è? Ma che dialogo surreale è? Ragazzi, c'è Giuseppe Bertuccio, sta per cadere su un morto, cioè... Ok, ci siamo. Comunque quello che dici te Marzo, cioè ci sta come roba effettivamente, che te non, magari non ti piace che uno cammina il cognome di quella troia che mi affittava casa alle Canarie, puttana Medina troiona. Sì, ma quello che dico io, cioè è solo, cioè una tomba familiare, quindi tutto il loculo così viene ovviamente pagato, quindi io pago tutto quel blocco così e poi ci vive uno. Cioè se io voglio andare a trovare mia nonna dentro casa signore. Ma non ho capito questa cosa. Ragazzi, comunque regà per far capire un attimo le condizioni di vita, immagino Joan Medina nasce nell'85, muore nel 2020. Anna Maria Bagno de Guerra nasce nel 76, ma muore nel 2020. È il Covid che li ha ammazzati, già. Ma è vero che l'ha ammazzati il Covid, sì, è l'anno dei Covid, ma in più sì, ma comunque Marzo, cioè so 30 anni, 35 anni. Non lo so. È l'anno del però Covid. In quelle condizioni il Covid penso sia tipo la cosa più letale mai esistita dopo la bomba atomica, una cosa del genere. Veramente. Sherry, bentornata, bellissima. Vander Metromena, Luca, bentornati. Fab e Gonzo, bentornati. Qui puoi vedere. Come so 50? Ma che so stupido. Sì, 76, però vabbè, non fa niente. Vabbè, questi sono 46, 85, comunque è giovane, 20, 35, comunque è giovane. 85, 20 sono 35 anni. Sì, vedi. Cioè, tutto il cimitero. No, già, ma non so 35 anni. 85, 20. Sarebbero... sì, no, è vero. Non ce n'è. Forse 20. Non ce n'è. No, sono 15 e 20, sì, dai, è quello. Ok, ragazzi, è partito Hype Train. A livello 10 caccio un urlo. Mi raccomando. Di Giovanna abbiamo una vista privilegiata su tutto il cimitero e si vedono proprio gli insediamenti umani in mezzo alle tombe. Lì ci sono dei signori che stanno costruendo la doccia. Che stanno mettendo i mattone su mattone a fianco alla tomba, mentre proprio qui... Ma scusate, ma la doccia con l'acqua che esce in mezzo ai morti? Non lo so, non davanti a noi c'è sapere. Una casa sull'albero e Molteni no, Michele.
Michelone è arrivato fino a qua. Ma il prossimo video è: costruisco una casa su sti cazzo de morti de merda. Mi faccio la doccia con i fluidi corporei. Le persone si siano. Peggy Tower, sai che però ti sei comprato il DLC dei morti, ti sei comprato questo. Dove sta la skin quella con la tizia cassa mortale? Come le persone si siano ingegnate per vivere dentro un cimitero. La famiglia di Joan vive con il lavoro del marito, insieme agli amici con cui è cresciuto, sotterra e riesuma le salme. Un mestiere redditizio qui al cimitero di Manila. Ma come? Sicuramente a chilometro zero. 100 funerali al giorno. A benzina. Ho appena finito di applicare una lapide su questa tomba. Questo è il mio lavoro. Quanto guadagni con questo mestiere? 3 euro. Per ciascuna lapide, sì. 3 euro. Ragazzi, stanno per rompere una tomba, perché c'è una regola ferrea qui nel cimitero. Mi dice che se picchio sburricchio, grazie per le bis. Queste tombe, dopo 5 anni bisogna romperle per riesumare la salma, tirare fuori i resti. E lasciarli da parte, li mettere in un sacchetto. 3 euro lì comunque sono una moneta diversa. Però la tomba deve essere liberata, perché qui a Manila c'è un'altissima necessità di spazio. Ci sono tantissime persone che vivono nella città e altrettante che muoiono. Quindi c'è sempre costantemente bisogno di tombe libere da riempire, purtroppo. E questo è il lavoro dei ragazzi. No, volevo dire una cosa, però forse è di brutto gusto. Dice. E uno di questi almeno non si lamentano della martellata di Gianmarco, però sarebbe un po' impossibile, non so, Ragazzi, ma qui dentro, ma scusa, ma questa tomba che sta riesumando era la tomba di Michael Jackson, perché non c'è nessuno dentro. Non è mai morto a Manila. Ma già, ma dopo tutti quegli anni diventi polvere. Te leva a Manila, non è mai morto e basta Michael Jackson. Basta. Io qua devo andare a streamare per non farmi sentizio, porca, a Manila. Porco Dio, te rubano tutto in 10 minuti. Che terribile sta cosa, ma è orrenda. Vabbè, il cambio dei morti, ma così c'è sempre. Dio, ma quello è un cranio, ragazzi. Ma perso, vedi, Marzo. La cacca. Ehi. Erano crani quelli, porco Dio. Sì. Sta di cazzo. Lo succhierò. No, mica è la stessa busta, coglione. Ma anche riesumarle e gestire le loro spoglie, le ossa. Faccio questo mestiere da tanto tempo ormai. Da circa 20 anni. Ogni tanto, soprattutto quando ho iniziato a lavorare, facevo dei brutti sogni sui morti. Ma col passare del tempo mi sono abituato. Ho imparato da solo a fare questo lavoro. Anche mio padre era un becchino. Quindi in un certo senso l'ho ereditato. Poi sai come vanno le cose. Come vanno? Non sono andato a scuola, o meglio, non ho finito la scuola perché lavoravo tutti i giorni. E poi non mi devo spostare. Lavorando qui non sono mai in ritardo. È impossibile essere in ritardo. Raga, 3 euro a lapide, non è al giorno. È davvero impossibile fare tardi. È bello perché non sono mai di fretta. Un altro motivo per cui amo il mio lavoro è che non dobbiamo timbrare il cartellino. Ognuno lavora quando gli va. Aspetti che arrivino le salme. Quando arrivano le seppellisci. Oppure le sposti, le riesumi. A seconda delle necessità. È così, è molto semplice. Nonostante tutti questi anni di lavoro, quello a fianco. Non ne sono ancora stancato. Pronto per il suo vivere nel cimitero. Qui ho avuto i miei 3 figli. E ho ancora tanto da fare. Adesso, dopo tanti anni, non mi sento più come se i morti mi stessero osservando o come se parlassero alle mie spalle. Quella è solo l'immaginazione. Sono sta smart working, tipo. Felice di vivere qui. Io ci sono nato. Ci sono cresciuto e sono stato bene. E ci morirai anche, me sa. Nel cimitero il tempo scorre più lentamente rispetto a fuori. E si sta bene. Invece là fuori, in città, le persone vogliono controllare ogni cosa che fai. Ragazzi, ma questa bara... Cioè, questi gli è esplosa casa. Magari in tanti anni, Gianmarco. Ma porco Dio, i Pacta Caran. No, però c'è sta Antonio pure in mezzo. Guarda, sono stirati tutti. Meloquonio, Lucida, Isabella, Agrippina. Hanno fatto la famiglia tutti insieme. I Pacta Caran. Porco Dio, fratello, cioè questa è roba... Sì, ma scusa.
Io non te voglio dire cazzate, ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questi sono 33 euro. Perché te, se te, se mi faccio a bara, ma paghi a corpo. Vabbè, ma Gianmarco, ma mica li hanno messi tutti insieme, cioè non è che è una bomba nucleare, sono morti a distanza di tanti anni sicuramente, ed è stata aggiornata rapida ogni volta che qualcuno si è aggiunto nella tomba di famiglia, pezzo di merda. Uomo di merda, guarda, può essere... Ah, invece... uomo di merda. Se invece, beh, tu mi chiami pezzo, io anzi dico pure uomo, capito? Cioè, è peggio. Sì, forse sì. No, invece, no, e se sono stirati invece tutti... Cioè, se sono stirati tutti contemporaneamente, hanno messi tutti dentro una bara. Cioè, quando dopo 5 anni sta bara si dovrà rompere, quindi ci sarà qualcuno e se pia 33 bomboloni alla crema catalana, fanno la fila di cosa? Del negozio dei One Piece a Milano fanno. Porco Dio, ho visto il TikTok, pazzesco. Porco, ma già, ma non è possibile, perché i corpi si deteriorano nel corso del tempo. Inizialmente non ci sarebbe spazio per 33 persone, cioè per 11 persone che sono morte subito. Capito, però dovresti cremarli. No, ma comunque, in ogni caso, non riesco a pensare a nient'altro che al supporto aereo sul rundown. Ok, è partito il bombardiere stealth dagli approvvigionamenti. Porco Dio, Scarlatto, grazie per i beat. Fred, Roxas, Ghost, Dani, bentornati. Ragazzi, se mi sentite parlare strano, siete appena entrati in chat, in stream, è solamente perché sono stato minacciato con le armi dai miei vicini. Non qui non ci sono controlli. Si sta bene. Anche se è un cimitero. Semplicemente abitiamo insieme ai morti. Non potremmo fare altrimenti, perché non abbiamo abbastanza soldi per comprare una vera casa giù in città. Mi accontento di quello che posso permettermi qui. È molto semplice. Là, vedi? Dog Dog mi sta portando a casa sua. Wow. L'ha praticamente costruito una casa sopra una tomba. Ma quella è una cucina. Vedete, là dietro c'è la tomba. Posso salire? Sì, certo. Beh, capisci che te dico? Cioè, se io voglio venire a trovare quello, sali, che ho fatto seppellì là, cioè io devo entrare in casa di questo, con sì, una BMX sopra il morto mio. Magari quello te fa, magari, capito, te porti i fiori e c'è sta puzza di chicken McNuggets. Se sta a fare pollo fritto, non ho capito questa cosa qua. Ehi, vieni, sali, amico mio, qui c'è casa. Immagino non vado a trovarli a questo punto. Oh, qui ci dormiamo. Wow. Palomar, il disabile mentale evidentemente sei, okay, tu oggi, oh, complimenti. Questa l'abbiamo costruita noi. Dormiamo qui tutti e quattro insieme. Tutti e quattro. Qui ci stanno mia moglie, okay, i miei figli, e riusciamo a starci tutti quanti. Ma l'ha costruita lui, cioè, ma Moltini gli è a casa. Moltini, finché continua a usare solamente il legno, non va da nessuna parte, raga, deve iniziare a usare il cemento. No, ma guarda, questi che cazzo hanno fatto. Ma guarda, ci stanno non solo perché, guarda, sembra che ci stanno pure i gusi a fianco, sai, abituati. Non abbiamo paura. Bra, Giorgi, Gigi, siamo cresciuti qui, sia io, Nero, che mia moglie, i miei figli. Bra, sembra aver battito i bambini. I bambini sono nati qui, quindi non possono avere paura. Semmai sono loro a dover aver paura di noi, i morti, capisci? Loro ormai non possono fare più niente. Noi invece sì. Questo è praticamente un altro locale. Ma questo ha appena minacciato dei morti. Cioè, gli ha detto pezzi di merda, guarda che vi roviniamo nel caso. E lui vive qui, semplicemente un po' più. Ma che è? Se li vuole scopare? Grande, con le finestre. Perché è assurdo, tu sei costruito un locale. Questi dormono su una tomba e tu mi dici questi non scopano. Non penso che sia quello il loro problema. Oh, certo, noi siamo i guardiani. Ah, ok, tu ti prendi cura della tomba e allora va bene che tu ci vivi sopra. Certo. Sì? Operano mezzo a tutti, praticamente lui, cioè, ha costruito una casetta sopra... Sta col braccio, imbecille! ...la famiglia, lo permette, pazzo, perché lui si prende cura di queste tombe. Ok, 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 ok. Ma questa è la tomba di un cagnolino? Morto. Ci sono delle tombe di cagnolini anche. Ciao. Oh, è morto il re! Ciao. Giamma, vai indietro. Questo è il pozzo che usiamo per prendere l'acqua. Ah, un pozzo. Dove cazzo era? Qua, guardalo, ferma. Un cagnolino. No, aspetta, ferma. Pare pure italiano. Repubblica del re. Ma invece siete proprio il re di mezzo. Era italiana, raga. So stirato io. I cagnolini anche. Cioppi. Aurora sotto, regà.
Questo è Manuel, il pozzo che usiamo per prendere l'acqua. Pittato. Ah, un pozzo. Freno, sì, fa morire il freno, se no sei il prossimo su cui faccio del, la casa. Del cimitero. Se vuoi un po' di acqua, te devi fare una così. Bara sopra, te buildo, pezzo di merda. No, e dormiranno in basso, questa in low ground. Questa è acqua che usiamo per pulire la casa o lavare i vestiti. Ok. Non può notare lì che te devo... quest'acqua e cade a fagiolo perché fortunatamente anche in questo viaggio sto... utilizzando era non ci credo non puoi sponsorizzare l'acqua in mezzo ai morti, frate, non puoi sponsorizzare in mezzo a questi cadaveri esce dell'acqua per fortuna la mia borraccia di Airup qui. Ehi, con me andiamo subito a sentire questo nuovo gusto, me l'hanno mandato per questo video, è cirrosi epatica, ci è morto il ragazzo qui dietro di me dove sto per salire, andiamolo ad assaggiare con Airup. La porto sempre, so che non posso bere l'acqua che c'è in giro, quindi me la porto sempre come, ma in più mi vizio, sì, perché okay, ha l'aroma del gusto che scelgo e oggi... Nel frattempo lui parla di thermos Airup e quella a fianco sta bevendo piscio umano, però... Tutto normale. Ingiocabile, raga, ingiocabile, veramente ingiocabile. Guarda, guarda come la flexa. Descrizione per provare Airup e avere uno... Questa immagine è assurda. Conto esclusivo per la... A parte che c'è uno che sta col motorello dietro, col cinquantino sta. Nostra community. Dice sconto. Happiness. In un cimitero. Boh, Vedi qui erano almeno quattro martellate alla sedia, non ce la sì, ma fatti una clip quando stai a casa e metti quella, così non interrompi il tutto. Non sto pensando il tavolo, no? No, niente. Ma adesso... torniamo a immergerci nelle tombe. C'è un profumino che viene da qui. C'è un signore che sta cucinando in mezzo alle tombe. Ehi, fratello, cosa stai cucinando? Ma come sto cucinando questo? Se, chi è? Questo è Giovanni dall'altra parte della... Aspetta, fammi sentire un po' che voce ha. Aspetta. Lei? Sono delle salsicce. Non meccia nulla. Fanno un buonissimo odore. Ah, ragazzi, ma porco Dio, c'ha tre denti. Ma frate, ma qua scusa un attimino, torna indietro. Cioè, porco Dio, ridoppialo questa, tu per favore. Ma frate, questa è la bandiera da Georgia, porco Dio. C'hai quattro cose nuove bianche. Ma questo non parla, delle salsicce. Fanno un buonissimo odore. Nice. Vabbè, non lo voglio disturbare troppo, però è incredibile che la sua casa e cucina sia in mezzo a queste due tombe. Samuele Sulecco sarà ok, certo, manca alla fine, cioè, riposa in pace ex Linda a fianco con... a tombe a fianco Yammebo, sta dormendo tranquillissima col ventilatore acceso. E se non fosse chat, che chat dentro quelle tombe ci sono dei cadaveri, sarebbe normalissimo. Ha un tetto sulla sua testa sicuro, ha una casa, e qui tutte le persone vivono in maniera disinvolta dentro un cimitero. Devo ancora abituarmi a questa idea, però le persone hanno già superato questo problema probabilmente da tanto tempo, ed è veramente curioso. Ah sì, ma ho capito, ma il problema è che non è che te lo questo superi. Sei te già, ma quando su Fall Guys si dici te piscio sulla tomba, questi ce pisciano, se cagano, se lavano, cucinano, ce vivono, ce dormono. Ma no, ma più che altro cioè sì, ma non è che hanno accettato il problema, è che probabilmente sono poveri come la merda, non sanno dove sta. Quindi è l'unico posto, se poi lo Stato chiude pure un occhio su sta situazione, lì vivi. Non è che hanno accettato il fatto di dover vivere nelle tombe, porco di Dio. Nessuno vorrebbe vivere nelle tombe, mi auguro. Che fa cosa state facendo? Se sta picciando una sigaretta. Cucinate? Cuciniamo. Instant lucky me. Instant. Fanno tutti la stessa voce. Instant, sì. Ah. Sono a dieta. Brava certo. Cogliona, quella è tutta piena di sodio. La vedi? Supero un ventilatore e un secchio di napalm. Questa quando il fuoco gli si sta spegne c'è butta le cose, c'è butta le ceneri di qualcuno e si riprende. Alezzano, grazie per il cimitero. Anche i bambini grazie. Si guadagnano qualche centesimo tenendo pulite le tombe. Rieccolo, eccolo. Secondo me lo sta pulendo con una cura straordinaria le tombe, perché lui pulisce le tombe dalla sporcizia, dalla polvere, dalle foglie che cadono dagli alberi, e i familiari delle persone sepolte qui gli danno qualche centesimo a tombe. Ah, okay. Il suo lavoro. Ti piace il tuo lavoro, Russell? Sì, faccio solo le pulizie alle tombe, non faccio niente di che.
Russell, ma George Russell. Non è lui. No, ho un po' paura solo quando vedo cose che si muovono. E mi spavento perché penso che siano fantasmi. E tu l'hai mai visto un fantasma? Sì, era quello di un bambino. Sono cattivi, mi fanno spaventare. Però mi piace stare qui e pulire le tombe perché ci sono mamma e papà insieme a me. Russell, cosa ti rende veramente felice? La mia felicità è Dio. Dio mi aiuta in tutto. Mi protegge, mi rende felice. Crescendo in un ambiente circondato da tombe e simboli della morte, questi bambini sviluppano una comprensione più profonda e naturale del ciclo della vita e della morte. Infatti imparano sin da piccolini... Sfortunatamente un'altra vittima del sistema. Ci sta. Killer, tu Berlino, l'hai visto un fantasma? Abram contro Juve. Ad abbracciare la caducità della vita, con serenità e una saggezza che sfida Dio, la loro età. Non me lo ricordavo. L'orario di visita è finito anche per me. E tra qualche minuto i cancelli del cimitero verranno chiusi con Joan e tutta la sua comunità dentro. Ma prima di andarmene sono curioso di sapere che cos'è per lei la felicità. Per me essere felici significa seguire il piano che Dio ha scelto per te. Bisogna abbracciare la fede e il proprio destino, anche se ci si sente poveri e dimenticati. È difficile, ma c'è un piano. E Dio è la fonte della mia felicità e mi permette di andare avanti anche qui. E così, in questo luogo sospeso tra il passato e il presente, le vite di coloro che sono venuti e andati si mescolano attraverso la fede con quelle che ancora scorrono in un intreccio di esperienze. Ma c'ha l'apparecchio, il tatuaggio, i piercing, ma come paga? Tra le lapidi che custodiscono storie del passato si avverte un incessante richiamo dell'eterno mistero di ciò che ci aspetta. Ma sono almeno 300 lapidi quello. E proprio in questo luogo di silenziosa contemplazione ci rendiamo conto che la vita, con la sua fragilità, pensa, si è fatta gli appalti, ha ammazzato tutta una famiglia e poi si è bellilla da solo. Un fiume che non conosce né principio né fine. Questo è Progetto Happiness. Questo sono i morti di Manila. Sempre bello il video, ma più che altro scorrono veramente velocemente. Cioè, noi poi io metto le pause e durano anche un tot, ma se no veramente andrebbero a... Ma non all'ora. Mi ha spiegato la cosa che è la più interessante, secondo me. Quello che l'ha fatto seppellirla. Il cristiano che ha pagato e tutto, Come? Ma che paghi, Marzo? Ma che cazzo ti paghi? Porco di Dio! Ma guarda che cimitero è! Ma non pagherai stanno un cazzo! Occupando, ma, sicuro. Ma sarà un cimitero pubblico de merda dove vai a sotto e metti le persone va. Ma già, ma non è che ho seppellito al verano, che vuol dire? Cioè, però non è, funziona così, cioè tu paghi il posto, l'ha detto, dove l'ha spiegato, perdona. Ma in realtà ha spiegato, Marzo, letteralmente pagano 3 euro, perché quello ti fa la sarma e tutto, ti vanno. Ha detto dai, quello del voodoo ecclesia. Perché gli curano la tomba. Capito? La gente che mette lì le tombe, sono felici, Marzo. Altro che vedi tu sempre con st'occhio negativo, vedi le cose. Invece lì, no, lì sono felici, Marzo. Perché capito? C'è il ragazzino che ti spazza la tomba. C'è quello che magari alle volte mette in piattino dei bondi. Bro, te mi sa che non hai capito. Cioè, te sto a dire, quello che deve andare a trovare la madre che l'ha messo, e deve entrare nella casa tipo della prima. È una situazione strana, quello volevo capire. Marzo, ti furboxano gratis, ma che stai a scherzare? Eccola lì.